genere? È Dio che mi parla? O del tipo vi ucciderò tutti? La sua assistente, Pira, una vecchia signora thailandese, mi accoglie sulla porta. Buongiorno, signor Blake. Mi segua nell'altra stanza, prego. Vieni qui, piccolo mio. Nutriti della mia energia. Cavoli! Le sue mani erano più grosse della mia faccia. Hai pagato perché una nonnetta nuda ti abbracciasse e ti palpasse? Mio padre viene da Dublino Sud, mentre mia madre è da Dublino Nord. Si sono incontrati in una discoteca a Skerries e il resto è storia. Che c'è là? Che vuoi? Gesù, le buone maniere sono gratis, sa? Ma sono colte. E dimmi, giovanotto, tu ce l'hai la fidanzata? No, signora Brennan. Ah no? No, niente donna. Reconcile Talent Competition. Da lì ho avuto il mio assaggio di palcoscenico. Da lì è iniziato tutto. Giovanotti! Se volete diventare il miglior Danny e Sandy sul pianeta. Pablo, il parrucchiere di mia madre era il nostro coreografo. Ve lo dovete guadagnare col sangue, col sudore, con le lacrime. Professione? Ne ho detto attore! Il computer non l'accetta come lavoro. Ero uomo delle pulizie, ok? Uno dei ragazzi della compagnia era sposato con 3 figli. Ogni sera dopo lo spettacolo ci portava in un pub perché diceva che quello serviva la miglior finta di Guinness in tutto il paese. Questa sì che è una buona finta. Era un irlandese pronto a prendersi l'onda. Signore e signori, buongiorno, benvenuti sul volo EI1304 in partenza per Londra. Io sono il vostro assistente di volo e mi chiamo Jean Paul. A voi irlandesi non piace la patata? In mezzo a tutto quel casino incontrai la mia Alicia nel paese delle meraviglie. Mi misi a scrivere. La stanza sopra il pub divenne il laboratorio del cappellaio matto. Due produttori di Hollywood mi invitarono a cena. Yeah, poi abbiamo visto il tuo spettacolo. Un film di William Blake. Sì. Come un film. E io diventerò il tuo agente, perché ricordati, è sempre meglio farti fregare da un amico piuttosto che da un perfetto sconosciuto. Sì, certo, e tu scriverai una parte per me nel tuo film, eh? Per quello devi migliorare un po' il tuo accento americano. Stai parlando con me? Vaffanculo, amico, stai parlando con me? È meglio che ti metti a correre, pirello, prima che ti prenda a calci nel culo! Era un ragazzo. Aveva 20 anni. Ciccio, ti ricordi chi eri prima di incontrare noi? Willy. Che ci fai qui? Credevo che vivessi a Londra. Sono tornato, mi sono poco. Mi hai messo in fila per gli sussidi. Non ci credo, ho letto il tuo nome sul giornale. È bello tornare a casa.